Quando è profondo, quando è bello, è proprio l'essenza dell'essere umano. Uno magari lo vede come lo vedi tu a Luca Kit, ma è bellissimo. Ed è pure profondo. È profondo. Perché amici, che siete arrivati in questa valle di lacrime anche per questo appuntamento, ben trovati. Grazie davvero per annetterci, ecco, alla vostra visione, per farci entrare alle vostre pupille gustative. Ah, che no, palla panna, partiti ping pong, oh. Palla. Facevamo i complimenti per il mitico Luca Chito, perché oltre che essere il nostro regista, il numero uno assoluto di tutti i registi possibili e immaginabili. E questa è una cosa che magari uno dice, sta dicendo errante e piglia più fissa a Luca Chito. Non è così, perché Luca Chito era più baciso, tavolino, quando ha cominciato ad avere a che fare con computer, mix audio, mix video, i computer, ha capito, proprio alle tempi della zappa praticamente. Per cui, dopo decenni di sviluppo continuo e costante, proprio è diventato il regista per antonomasia. Sì. Detto questo, va fatto rilevare, ho una trasmissione, quella che faremo oggi, dedicata totalmente a Luca Chito, va bene? Oh, perché? Perché ci dà degli sputi di riflessione, ci sputa addosso, e noi da questi sputi, con decenza parlando, per le vostre orecchie gustative che unite alle pupille gustative vi consegnano la possibilità di seguire il Gwenman Show, che è un bando non all'uomo solo, ma ai tanti uomini che governano la propria esistenza nella consapevolezza. Perché oggi l'uomo solo al comando, che fa lassù? La suca. Oh, come dice il grande maestro, il principe dei maestri, ecco. Suca. Oh. Detto questo, dicevo, Luca Chito, perché è fondamentale? È fondamentale perché lui, gli escono le cose, no? Gli spuntano questi momenti di saggezza senza che magari se ne renda conto, perché l'acqua, quando scorre e bagna, non è che ha la consapevolezza di scorrere e bagnare, l'acqua di Perella è acqua, quindi Luca di Perello è Luca. Dice, quando ti vedi parti. Cioè, che può sembrare lo start per la trasmissione, dici, quando sei in onda puoi partire perché siamo in onda, come dicevano Pelope Paminon. E invece no, è più profonda la cosa. Quando ti vedi parti, che significa alter? Quando ti vedi parti proprio nella profondità viscerale, intimistica, ellenistica, della cultura ellenistica, proprio del fato a diversità della cultura invece fedistica, fondata sull'entità creatrice o sull'ente creativo. Creative. Che significa della consapevolezza, quando ti vedi parti, cioè tu diventi capace di fare azione quando ti vedi, quando hai la consapevolezza di quello che sei, della tua esistenza, della tua possibilità di modificare questo mondo. Io rimango veramente esterefatto, più fatto che essere, di fronte a questa capacità di potersi donare agli altri, no, proprio Luca si dona con grande. Beh, dopo che abbiamo parlato di Luca Chito, adesso vedremo anche dei filmati, infatti, quando era bambino, quando era fanciullo, perché quello che dicevamo prima, non parte l'Ampex. Io adoro Non parte l'Ampex significa che siamo veramente alla zappa, non parte l'Ampex. Ora invece si lavora con formati digitali di grande affidabilità, e noi è su questo che fondiamo l'unica vera realtà attraverso la quale presa di coscienza, attraverso la presa di coscienza di questa realtà,
No, la presa non è quella, è quell'altra, è quell'altra. Ci mettiamo la ciabatta così ci saranno più prese di coscienza e di modo che la gente che prenderà coscienza e sa che può partire soltanto quando si vede, perché fino a che sei invisibile ai tuoi occhi non parti, dopo ci mettiamo la ciabatta. Ci mettiamo là una ciabatta, eh? Non una tappina, una ciabatta, scusatemi, ciabatta Ciabatta, molte volte è il termine che si utilizza per designare la cosiddetta tappina, cioè la calzatura free, la calzatura comoda, quella che si usa in per gas, camminare in casa. Ma gas. a proposito di case, ci tuffiamo nelle vostre case, abbiamo la possibilità di collegarci col primo cittadino di Pecorina da Umbezzo, col magnifico sindaco Pasquale Iasco, che aspetta il nostro collegamento e mi dicono anche voi, anche noi aspettiamo la Infatti. possibilità di collegarci con lui. È veramente dove la fantasia e la realtà diventano tutta quanta una cosa, dove è tutto un magnifico mischiarsi, ecco, di realtà e fantasia, fino al punto da non riuscire a capire quale effettivamente è la realtà e quale invece è la fantasia. Abbiamo dei problemi sul Amiche ed collegamento? No, amici, ecco. errando un grande errando un piccolo, però non dico quale maior e quale minor. Ah, onesto, corretto, perfetto. Com'è? Grazie sindaco, siamo qua, dicevamo nell'assoluto precariato, proprio nella precarietà più assoluta ad Errà, posso ascoltarla. dire una cosa? Prego, sindaco. Iasco, inamovibile. Più cent'anni, sindaco, e chi ne tiene a me scattessa, è una cosa, è un Scusami se augurio. mi ingiufolo, ma parliamoci chiaramente. Io sto qua da sempre, no? E sono destinato a stare qua ad libitum, diciamo, no? A Eh sindaco sì. ad debitum direi io, mi sembra più Ad simpatico, debitum, tiene ragione. più che E ad chissà che libitum. significa che non c'è qualcuno che è capace di sostituirmi, cioè sono tutti incapaci di dare una direzione, pure sbagliata, no? Dice andiamo verso il precipizio, ci vogliamo andare a buttare nel precipizio, facciamoci un'alchimia intellettuale, buttiamo dentro del precipizio. Sai che mi succede, È la respirazione, Erra? sindaco. Incredibile. Ha dei difetti di respirazione, secondo Infatti. me. Ci È una sono dei problemi. tecnica Ma fatti sbagliata. ti ne accorgi? È perché si sente che va a riserva di fiato, lei non ha fatto scuola di recitazione, tutti i politici dovrebbero fare i corsi di Infatti. formazione professionale della Cioè, è recitazione veramente perché una cosa importante, la respirazione, voglio è dire, così. è proprio fondamentale perché per i teatranti, i politicanti, tutti quelli che hanno bisogno di ascena, asceni, i cosiddetti vani, no? Dice tutto il mondo è vano, è tutto vano. Ecco, e io mi rappresento come un vano, a proposito di vanità, voglio fare un poeta una sola volta perché ho scritto questo che forse diventerà una canzone da presentare al Festival di Santoremo, dove praticamente, siccome a barca a motore non la potevo permettere più, buongiorno, buongiorno, cioè, a barca a motore non la potevo permettere più, allora saremo costretti a ritornare di nuovo ai re. Sanremo. Quando al mattino mi sveglio, ammesso che mi sveglio, e qua è tutta la precarietà della vita dell'essere umano, ricordo tutti i sogni della notte, che mentre che addomesticavo gli orsi la forestale a me mi cercava, che mentre che al bancomat andavo la guardia di finanza a me mi voleva, che mentre che provavo una calzamaglia attinta con la parte di sotto, carabiniere a me mi inseguiva. E allora penso, uscendo, che qualcuno mi metta i ferri ai polsi. E che è una cosa bellissima, unione, delinquenza e religiosità. Madonna di polsi, aiutami tu. Madonna di polsi, aiutami tu. Madonna di polsi, cambiami tu. Il cambiamento sempre invocato. Che ben ne pare? Una È una merda, merda, sindaco. sì. Mi scusi. Non avevamo. Io credo di non aver Ma sentito mai posso peggio. dire una cosa, ci sono modi e modi per esprimere dissenso, c'è il modo Vabbè, della civiltà, indubbiamente a tutti e due accucchiati insieme, no? E va a finire,
Facciti vedere, Luca, che ne pensa di questa cosa. Da così vi misca tutti i giorni, vediamo se invece è misca a bua tua. Sentiamo, no comment, no comment, ha detto Uguale, ha il sindaco. detto qualcuno un lentino. No È comment. Bellissimo, che è una cosa. ok, allora vi prendo a voi due, vi misco e ne faccio un mazzo da giocare. Se ci voglio giocare a stop. Quando si Vabbè. ferma il mondo, così che i politici stanno facendo un stoppì. Un stoppì. Ok, Dobbiamo affrontare degli argomenti. Mo, sì. quella valutazione che mi ha fatto proprio buia, buia, buia. Nera, nera, nera. È come se Washington & Poor's mi avessero lasciato un rating, mi crede? Come se mi avessero messo meno, meno A, invece, oppure meno, meno B. Che cazzo, quando ti davano alla scuola, sei meno, meno. Chi tesce ha morto, chi bondi sei preso, ascolta. Sei meno meno, mi spiegare che Cinque significa? meno me. Oppure 5 meno Meno me. meno, no? Vabbè, Senza ok, significato. E concentri, i debiti mi hanno della buttato pubblica finita, mica amministrazione. quando mi svalutano un prodotto, proprio è una cosa che mi È trafiggerà giusto, a Delta Sciamba. pubblica amministrazione, i debiti della pubblica. Oh, ok, debiti della pubblica amministrazione. Entro il 24 del mese prossimo, Sì. il sindaco Iasco si impegna a pagare tutti i debiti alla pubblica amministrazione con una sola pastiglia, Una sola una sola pastiglia, no, postilla, pastiglia, postiglia, postilla, postil, po? postilla. Bravo, una sola postilla, abbattimento del debito del 50%, Ah. perché? Se non c'è l'abbattimento del debito del 50%, il comune di Pecorina da un pezzo ai propri fornitori non ne paga. Chiaro si aspetta? Oh, e quindi può aspettare quando cazzo il 50% tagliamo e tacche scialcio, no? Strappe stralcio, 50%. Allora, nella situazione economica che stiamo attraversando, sindaco, della precarietà, no? Come può assumere l'impegno di Allora facciamo pagare? una cosa, era Napoli mio cane scommessa, nel senso che se non pago i debiti che il comune di Pecorina da un pezzo ha contratto con i suoi fornitori, se io ne pago mi vai a fare un pellegrinaggio a piedi, scegli tu il luogo, sceglialo tu. Pure All'Aurignano. altro può scegliere. All'Aurignano è una Madonna della Catina, sindaco, che è pure assaglia, Perfetto, ecco. perfetto. Perfettissimo, anche perché c'è, noi a Laurignano diciamo facciamo i luni Pasqui, i Pasconi una volta, quindi casomai Pietro ci vai proprio con Dio, ok, a Laurignano è lo santuario della Madonna della Catena, va bene, se non pago, se pago c'hai tu, c'avete i vuoi, tutti i due, cari i miei nani zigò. Nessun No, no, problema, ok. sindaco, Ok, è nessun problema. chiuso, Qual era il problema? accordo fatto già galantuomo, non ne potevamo dare la mano, ma è come se ne avessimo dato davanti Vox Populi, Vox Dei. E poi c'è un'altra cosa che abbiamo discusso, che non mi sfugge. La squadra Pecorina Calcio 1914, che è un altro tema molto caldo sul quale vorremmo Molto capire. delicato perché Sì. la Pecorina 1914, questa, scusa, chi è? Guarda, chi è come Cosenza la Pecorina Calcio. Pecorina Calcio 1914, diciamo, non sta attraversando un buon momento e questo noi lo sappiamo. Abbiamo già parlato con Mutandacci, che è l'attuale allenatore, e d'altra parte Mutandacci sa pure che avevamo parlato con Uccelli, con Uccellini e con Uccellacci. Abbiamo pensato che ne leiano pochi Pierpaolo Pasolini, ma insomma, lascia sta. Poi è venuto uno, dice, però la luna di Fellini, chi ne pensi? Potremmo interpellare Paolo Villaggio che ancora campa e chi no, a Benigni che ci lavora con zia. La voce Allora della hai detto, fermatevi un attimo, perché adesso dobbiamo discutere la situazione così com'è, para para, dispara a mano e bisogna. Per risolvere i problemi ti ci devi mettere nel di fronte e devi vedere nel di dietro dei problemi che cosa accade. Cioè il dietro le quinte, il dietro le seste, il dietro le settime, il dietro, il dietro, il dietro, per
perché più il dietro vai e più a fondo arrivi, arrivi alla radice, la cosiddetta rarica. Rarica di tutto maglio. Bravo, sì. Rarica di tutto maglio, e noi è a quella che vogliamo arrivare, e chi non vuole arrivare a questa visione chiara di quella che è la situazione attuale, noi ci diciamo che solo su care Napuano, come dice il grande principe della politica, Suca. Ecco, certo. Questo è il grido, anzi proprio in campagna elettorale verrà scritto Suca e Sunna Suchi sentiris. Dobbiamo fermarci, signor sindaco. Carmela, segnala. Signor sindaco, il tempo d'esposizione finisce qua, la ringrazio naturalmente, appuntamento alla prossima volta. Hai ragione, io mi sono fatto prendere la mano, ma pure un braccio, perché mi infervono, ed è questo forse il motivo dell'insostituibilità del sindaco Iasco per quelli che stanno, vivono, riposano, respirano e lavorano a Pecorina. E credetemi, è una questione di venirci e starci a Pecorina, per rendervi conto di come meglio non si può stare, veramente, non per me vantare, ma proprio perché è così. E statevi nel bene, pace e bene a tutti, come diceva Borelli, pace a Mariano, tu ricordi? Certo. Statevi bene. E in bocca al lupo, sindaco, grazie davvero per questo collegamento. Insomma, mi pare di poter tranquillizzare i cosiddetti creditori della pubblica amministrazione, per quanto attiene in particolare Pecorina da un pezzo, questa ridente località abitata dai Culappò, ma non solo dai Culappò, perché a Pecorina prima o poi ci vanno tutti, no? E fosse anche solo per la curiosità, come si andava all'Isola del Giglio per vedere la Costa Crociere a Buccalla, quella che non mi ricordo come si chiama la nave, quella che aveva fatto l'inghino, ma minghino, attaccata su bello minghino, ed è rimasta lì per anni, ha creato dei problemi, poi l'hanno cacciato, finalmente sono arrivati dei tecnici specializzati nel galleggiamento di questo, perché è una città che fai galleggiare, e quindi la speranza tecnologica è veramente l'ultima a morire. Però se parliamo di acqua, ecco, possiamo avere una certezza di galleggiamento, perché non viene meno quella che è, diciamo, la spinta, no? Il principio di Archimede, che poi non è di Archimede, è il principio che Archimede ha intercettato in quella che è la magnificenza della fisica, che studia, ecco, attraverso un principio, una spinta filosofica, poi va a studiare la realtà del fenomeno e tenta di esprimerne parametri numerici, perché di qualsiasi cosa, di qualsiasi concetto si è in condizioni e in grado di dare una estrinsecazione, una esternazione numerica, significa che effettivamente si è colto proprio il nocciolo, ecco, si riesce a dirimere qualsiasi tipo di dubbio, qualsiasi titubanza nei confronti della problematica stessa, per cui noi sappiamo che un corpo immerso in un liquido riceve una spinta verticale dal basso verso l'alto proporzionale al volume del peso. Siamo all'alimentare, ci muoviamo a ridosso pure dell'ora dell'alimentazione, per cui è bellissimo, no? Quindi nell'acqua non viene meno questo principio del galleggiamento. Ma quando ci spostiamo sulla terraferma, laddove non esiste più il galleggiamento, ma esiste il posizionamento, la prima garanzia che dovremmo assumere è quella della stabilità del territorio su cui andrà a spingere poi qualsiasi iniziativa umana, andrà a istruirsi, a sovrapporsi qualsiasi iniziativa umana. Magari vi darà fastidio, no? Qualcuno può dire, torna che ne ripeta questa cosa, e qui non mi stancherò mai di ripeterlo, bisogna mettere mano a livello nazionale e a livello locale a due aspetti importanti del vivere civile, a quello che è lo stato reale idrogeologico, perché tu puoi pensare a qualsiasi tipo di investimento, ma pigli sempre un tuo culo, dall'attimo in cui il terreno su cui vai a
sovrapporti è un terreno da un punto di vista di stabilità in condizione precaria. Ecco, la precarietà appartiene all'essere umano e a tutto quello che l'essere umano governa, però guai a pensare di andare a spendere tanti quattrini su un territorio dissestato idrogeologicamente, oltre che ideologicamente, il centrodestra, il centrosinistra, non sappiamo bene in quale condizione, ecco, andarci a sistemare. Quindi, e poi un piano industriale che manca, perché discuto nell'articolo 18, ma se dici tu puoi essere assunto, poi ti licenziano, ma questi sono discorsi che lasci il tempo che trovano, certo. E se ne sono accorti pure i tedeschi, che avete visto ultimamente si sono ammuggiati, perché si sono ammorbiditi altri i tedeschi? E perché tu frichi che fai i macchine meglio di un mondo e poi non tieni che ne si cumbra si macchine, perché un circolare a pelo, un girolare, e quindi tu ti può tecnologizzare. Perché uno può pensare di produrre qualsiasi cosa, ma se poi non c'è la domanda, non c'è la, nessuno ti dice, oh, non è che avessi una macchina per caso, non lo scomprare una macchina. Non te lo chiede nessuno, non ne frega niente a nessuno, perché non c'è l'economia. Allora è vero, discipliniamo tramite tutto un articolante, il 18 incluso, signori miei, ma dobbiamo fare attenzione pure all'articolo 16, perché se arriva qualcuno è non rombaro 16, no? Che è importante, dici, ma il 18 è importantissimo, ma il 16 non è più importante del 18, dici picchiati ancora un danno, rotto il 16. Infatti. Sull'articolo 16 sono distratti tutti quanti e ancora non l'hanno preso di mira, ma attenzione, perché ci metteranno poi nella forzata condizione di fare barca, burac, bagaglia, bagaglino e diventare tutti dei cabarettisti, come già osserviamo. Accada nella quotidianità anche dell'intrattenimento televisivo. Vedete, i politici diventano dei cabarettisti perché non sanno più come entrare, non hanno un cazzo di idea, non hanno una possibilità di essere credibili, perché la credibilità è stata massacrata nel decorso dei decorsi. Storici che tornano e ritornano. Dov'è? Quindi in qualche modo debbono intrattenere, alla fine deve dire com'è simpatico, ci abbia fatto a cosa, com'è simpatico. La simpatia comunque non è tutto quello che conta nella vita, secondo me. Ma per favore, Alter! Ma non posso dire una cosa. Allora mettiamoci. Invitiamo pure noi uno. Ma mi mette in difficoltà, Alter, mi mette in difficoltà con Attilio Sabato, mi mette in difficoltà con tutto il mondo della politica. Non è che possiamo stare là a fare i cose. Va bene. Invitiamo, parliamo di altre cose, lasciamo il cabaret al mondo della politica, lasciamo l'intrattenimento al mondo della politica e vediamo noi di essere brevi, conclusi e circoncisi, come dicono quelli che sogliono parlare a un certo livello. Il 50%, allora ti interrogo sul fatto, ti fa una cosa giusta e tacca scialcio, come diceva il sindaco, io quanto ti hai dato? 10.000 euro, io 5.000 euro e diamo pare e patti, ti fa una cosa giusta? Assolutamente una cosa giusta, perché se io tengo 5.000 euro che ti posso dare, 5.000 mi spredo io, okay. Cazzo io. Ok, e se non famo un uccicato, non lo farò pure tu. Oh, okay. Chi dessa cosa è sempre il forte, è sempre il pesce grande che va a divorarsi il pesce piccolo. Ma la nostra fantasia certe volte è talmente ridotta da non riuscire a competere con la realtà. Perché prima di andare via, di salutarci benevolmente con l'affetto e la stima che abbiamo l'un per l'altro e l'altro per l'un, vediamo che cosa ha circolato in rete, continua a circolare, ma io ancora non mi ero reso conto che il grande, magnifico Crozza avesse tratto spunto dalla realtà. Un razzi che veramente, più che razzi, missile bisogna dire, a testata nucleare asocialità ed è in Parlamento. Prego Luca Chito, grazie. Senta, una domanda, secondo lei questa legislatura come finisce? Ma io spero che vada fino al 2013, ma non perché che... cioè anche perché bisogna dargli al professor Monti. Ma non perché?
Non perché che io ho interesse che si vada fino al 2013 per la questione mia personale. No, no. Sta dicendo lei. No, io, ma io glielo dico io, glielo dico io prima che me lo faccia. Lei si dice, lei dice perché c'è chi dice che lei vuole che si vada avanti per la pensione? No. Quindi posso dire, non è vero che lei vuole restare in Parlamento, vuole che la legislatura vada avanti affinché appunto possa scattare la pensione, il vitalizio? No, a me non mi interessa quello. Ma possiamo dire una volta per tutte, l'onorevole Razzi non interessa la pensione. Non mi interessa. Avevo già deciso da un mese prima, mica avevo deciso, figurati, 3 giorni prima. Ma come 3 giorni prima hai detto male di Berlusconi? L'ho detto apposta. Ma non hai capito un cazzo di giro, io già l'avevo già avevo deciso. E ma io ti dico pure piano, io non ancora ero nel corso del vitalizio, io non avevo la pensione. 10 giorni mancavo e per 10 giorni mi inculavano. Ah, lì, il 14 dicembre? No? Sì, perché se si votava la 28 come era il programma, il 28 di marzo, io per 10 giorni non pigliavo la pensione. Hai capito? Io se ho 63 anni, ti sto dicendo, vado a lavorare io. In Italia non ho mai lavorato, perché bel lavoro vado a fare? Ti spiego? Io penso anche per i cazzi miei, a me me ne frega, perché ti chiedo, pensa anche ai cazzi suoi, mica pensa a me. Perciò, fatto un po' con le cazze tu, non rompere i coglioni più, e andiamo avanti così, anche tutti, manca un anno, meno di un anno. Meno di un anno e entra il vitalizio, che cazzo delle forze di qui, tanti questi sono tutti malviventi, questi pensano solo i cazzi loro, a te non ti pensa nessuno, te lo dico io, te lo dico da amico, e questi se ti possono incullare ti incullano senza vasellina nemmeno. Stiamo qua dentro, sono ufficiale, pensione, dici tu. È possibile fare un commento? Non c'è nessun commento da fare, dovevamo parlare di un pochino di cose. E dal fatto che Alter vive una situazione di assoluto precariato, vorrebbe un conforto e un aiuto, ne parliamo settimana prossima, tanto precario sei, precario resterai e precario sarai, per cui possiamo parlarne tranquillamente settimana prossima. Volevamo parlare del blocco sugli stipendi e dello sblocca economia, ma anche di questo ne parleremo settimana prossima, perché purtroppo il tempo è quello che è, signori miei, e questo deve essere fondamentale nell'architettura della vostra vita organizzativa, sociale e sociale. Ecco, stasera rendetevi conto di questo aspetto, che il tempo passa, il tempo scorre, e far finta che questo non accada è fare la parte dei caggi, che tradotto significa gli ingenui. Non abbiamo altro da aggiungere, perché il tempo è tiranno, e tiranno, è finito, è finito.